Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di fare il poliziotto da piccolo. Era una cosa che mi piaceva, guardando quei telefilm dove c'erano sempre i buoni che alla fine l'avevano vinta sui cattivi. Però poi guardavo il mio papà con questo grande camion e alla fine mi sono innamorato di questo lavoro ed è quello che poi ho fatto anche nella realtà. Alla fine delle scuole ho deciso di andare a lavorare. Il lavoro della fabbrica, dove ho passato un anno circa, andava troppo stretto. Imprenditore si nasce, perché te lo senti? Perché l'imprenditore è colui che comunque è abituato a organizzare, è abituato a risolvere, è abituato a un qualcosa di naturale che ti permette di essere un leader in qualcosa. Non è stato facilissimo l'ingresso perché il mercato quella volta era abbastanza stretto. Con caparbietà e con voglia di fare, anche con la testardaggine di chi è giovane, ci siamo spinti in questo settore, allargandoci un pochettino alla volta in più. Un buon aiuto mi è stato dato da Michele, che è il mio attuale socio, che è stato il primo dipendente che ha avuto la ditta. Diciamo che Michele è stata la fortuna che ogni imprenditore spera di avere, ed è quella di avere una valida spalla su cui appoggiarsi quando, insomma, da solo non riesce a fare tutto. E dopo 12 anni che abbiamo iniziato l'attività, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: bene, adesso vogliamo diventare SRL, socio a tutti gli effetti e non dipendente. Molti pensano che l'autista sia soltanto una persona che guida, una persona che sale sul camion, magari tante volte neanche istruito, così, fa camionista, no? Per l'azienda noi siamo l'ultimo occhio prima che la merce venga portata al cliente. Io ritengo che svolgere questo mestiere sia duro, perché si lavora di notte, spesso si lavora in ambienti che non sono consoni, magari si scarica all'aperto, non ci sono le tettoie previste, perché il negozio, il negoziante o comunque le grandi strutture pensano all'area di vendita, non all'area di ricevimento merce. Noi ci siamo presi carico di questa cosa chiamata logistica, che non è ben remunerata, a volte fa parte del trasporto, dicono: ma la porti via tu. Il committente ti sbologna tutti i suoi problemi, ritardi, preparazioni, merce che non arriva. Tanto tu te la devi portare via quell'ora e a quell'ora devi essere in negozio. Tante volte abbiamo un'ora, due ore, perché magari si rompe un camion non arriva, ci sono ritardi, si blocca la macchina. Il nostro obiettivo è di arrivare al punto vendita entro 6, 7 di mattina, in modo che chi è nel negozio riesce a esporre la merce e quindi ad avere già tutta la merce pronta per il cliente. Questo è un obiettivo che a volte è molto difficile, perché a vari fattori ci stringono sempre questi tempi che non abbiamo tantissimo margine di manovra. La notte è sempre una cosa un po' particolare, anche perché non c'è traffico, l'autista è più solo con se stesso, pensi anche a tante cose, non solo al lavoro. Capita anche di trovare dei ladri, insomma, è capitato qualche volta di entrare e trovare il negozio con della merce già preparata, insacchettata, e dopo capire che erano pronti per portarsi via qualcosa, insomma. Una volta ci hanno lanciato le uova, per esempio, di notte, o un vaso di fiori. E poi, insomma, la notte è la notte, poi arriva il giorno, si va a dormire. E il bello è che quelli che cominciano alle 8:30, i classici cravattino bianco, cominciano a telefonare alle 8:30, alle 9, non ricordandoci che comunque tu finisci alle 4:30, alle 5, dipende da... E allora tante volte ti arrabbi e dici: ma è impossibile che non capiscano quello che facciamo. E si rompe, non so, una sponda di notte alle 2-3 mattina, allora svegli l'elettrauto che è a dormire,
che però insomma viene perché ti, insomma, hai una certa confidenza e ti dà una mano. Con la neve diventa tutto più difficile, tutto viene allungato, si ritarda tantissimo, però ci siamo sempre arrivati, magari con un paio d'ore di ritardo. Se qualcuno alle 8:30, alle 9 riesce a mangiare o a bere qualcosa di fresco, è sempre grazie a chi di notte lavora e fa in modo che la mattina queste persone possano usufruire di questo. Nella nostra scuderia abbiamo anche una donna che fa la zona della Carnia, che non è seconda a nessuno dei nostri maschietti. Lei, oltre a fare una zona molto disagiata, che è la Carnia, quindi con la neve, il ghiaccio e quant'altro, è molto brava e veloce nel suo modo di lavorare, e quindi ha tappato la bocca, diciamo, ai molti che pensavano che una donnina non fosse forte. E è sfata il mito delle donne, insomma, che non potrebbero fare certi mestieri. Io sul futuro ci scommetto e la nostra azienda comunque ci conta. Spero solo che gli imprenditori piccoli o grandi come noi, che ci mettono molto e ci credono, siano semplicemente un po' riconosciuti per tutto quello che danno e tutto quello che non si vede ma comunque c'è ogni giorno, che fa comunque funzionare tutto il sistema.